Cascione, missione compiuta, il Pescara è tornato ad essere quello di Olbia, partita controllata bene, impostata tatticamente nel migliore dei modi, la Fermana si è subito alzata, Pescara l'ha punita immediatamente. Sì, sapevamo che questa doveva essere una partita meno bella ma più concreta possibile, cercando di sfruttare gli spazi che ci concedevano poi dopo nelle ripartenze. L'abbiamo interpretata molto bene perché poi dopo anche i ragazzi hanno avuto la gamba giusta per attaccare dietro le spalle dei difensori. Sulle seconde palle abbiamo lottato, sapevamo che comunque loro sarebbero stati aggressivi e ci siamo difesi molto bene, ma più che altro ho rivisto la mentalità delle ultime partite, come ho detto. Ci può stare di sbagliare una partita, anche se era una partita importante quella di domenica scorsa, ma i ragazzi avevano voglia di riscatto e hanno approcciato subito la settimana bene e quindi sono arrivato con molta fiducia a questa partita. Se c'è una piccola nota negativa nella serata di questa sera, al di là di un po' di nervosismo che si è creato dopo il gol di Franchini, ma non credo dipendesse dal Pescara, nel primo tempo anche sull'1-0 forse un po' troppo leggere qualche situazione all'interno della vostra area di rigore, è mancata quella cattiveria che chiedeva ieri in conferenza stampa dei difensori? No, sono contento, ha fatto un'ottima partita perché comunque quando loro riuscivano ad arrivare al cross o comunque anche sulle palle inattive, perché loro avevano un giocatore importante come Gian Donato che riesce anche sui calci piazzati a metterti in difficoltà e quindi siamo stati attenti e dovevamo fare questo tipo di partita e ci siamo riusciti. C'è un po' di rammarico perché secondo me poi dopo il secondo tempo sul 3-0 con un uomo in più potevamo gestire meglio la palla, un pochino diciamo che aver preso un gol in quella situazione dà un po' fastidio perché comunque lavoriamo molto su questa cosa qui. La partita quando comunque era ancora in piedi siamo stati molto attenti, invece dopo ci siamo un po' troppo rilassati, abbiamo lasciato campo inutilmente, potevamo cercare di accompagnare l'azione meglio anche sulle ripartenze del secondo tempo, però va bene, è un risultato importante. Al di là del gol che ha segnato, ma Franchini mi è sembrato avere l'atteggiamento giusto in campo oggi, un'opzione in più per i playoff, ancora presto per parlare di Pontedera ed eventualmente in caso dovesse passare il turno sia il Pescara che il Gubbio della partita da vincere fuori casa, però chiedo quanto è importante questa, sicuramente una settimana in più di tempo perché la Lega Pro ha fatto il comunicato, domani verrà comunicata la nuova data dei playoff, anche per recuperare Aloy che è un punto fermo di questo centrocampo. Come sta Salvatore? Ah, Salvatore sta recuperando, sì, slittando il playoff avrà più tempo per rimettersi a posto, ma anche chi ha avuto magari qualche acciacco nelle settimane passate come Davide che poi oggi non si è visto neanche questo ha fatto una grandissima partita al di là del gol, dell'assist che ha fatto, però è stato sempre propositivo, l'ho visto con una gamba bella nervosa, con cattiveria e quindi poi quando lui si accende la squadra ne giova tantissimo perché è un giocatore che ha dei colpi veramente incredibili per questa categoria. Mentre riguarda Franchini sono contento perché si è fatto trovare prontissimo, ma al di là sempre anche lui, al di là del gran gol che ha fatto, è stato sempre molto ordinato, aggressivo, ha dato mano anche agli attaccanti sulle ripartenze. L'ho dovuto cambiare poi dopo perché comunque la partita stava creando un po' di nervosismo intorno a lui, essendo già ammonito ho preferito fare il cambio. Studio per il tecnico Cascione Calauricolare. Domanda da parte di Paolo Toro. Sì, buonasera Cascione, complimenti ovviamente per la partita perché è stata affrontata nel migliore dei modi, serviva una grande concretezza e così è stato, c'era anche, si è vista anche una differenza tecnica abbastanza marcata fra le due formazioni, ma voi comunque avete, il Pescara di oggi ha saputo comunque sfruttare bene gli spazi e tutto quello che gli si è posto. Io volevo in questo contesto quindi, superato e confermato il fatto che la partita interna con l'Ancona era un episodio come lei giustamente sosteneva, e poi come seconda domanda, come giudica
La variazione che c'è stata dopo le sostituzioni ovviamente al risultato acquisito, quando negli ultimi 10 minuti mi sembra che si sia un po' affievolito, no? il tono della partita da parte del Pescara. Sì, no, dobbiamo maturare in questo, capire i momenti della partita e capire comunque che quando c'è la possibilità di poter far male, anche se eravamo già sul 3-0, bisogna spingere, non bisogna ragionare tanto sul mantenimento della gara, perché poi dopo ti metti in pericolo e rischi di riaprire una partita completamente chiusa. Sì, l'unica nota negativa della serata è questa, però devo dire, sono contento, perché l'importante era vincere, fare quello che dovevamo fare stasera, è stato perfetto fino a un certo punto. Ci siamo abbassati inutilmente, abbiamo tenuto poco palla, c'era molto spazio, e questo è un aspetto su cui migliorare assolutamente. L'ultima per il tecnico Cascione, non so se la vuole fare Massimo, se no concludo io, che sta per arrivare Franchini in postazione. Al volo, proprio telegrafica la domanda: soddisfatto di Tuniov? Sì, anche stasera ha fatto molto bene tutte e due le fasi. È un giocatore che abbiamo ritrovato piano piano con delle prestazioni sempre più importanti. Oggi secondo me è stato uno dei migliori, magari è stato meno visibile, ha fatto un po' più di lavoro sporco, però poi dopo sotto la gestione sulla fisicità si è fatto sentire, quindi sono molto contento per la sua prova. E D'Agasso davanti alla difesa? D'Agasso è una sicurezza, Matteo è una sicurezza, ovunque lo metti ti dà sempre qualcosa in più, e anche quando parte dalla panchina. Imbarazzo della scelta nei playoff. È un ragazzo eccezionale, un ragazzo che si allena con una dedizione importante, ha un attaccamento alla maglia speciale, quindi è un giocatore su cui fa sempre affidamento, e stasera l'ha dimostrato di nuovo.